Tiziana, siamo di nuovo qui, un'altra finale, così il terzo anno del campionato XN. Anche quest'anno. Come è andata quest'anno l'organizzazione? Allora, diciamo impegnativa, ma molto impegnativa. Molto impegnativa, fino all'ultimo sempre problemi. Purtroppo non lo so, forse l'idea di fare un campionato di questa categoria dà un'impressione di essere tipo una scampagnata, una cosa amichevole. Cioè, nel senso, secondo te non c'è quella serietà necessaria per cominciare e finire un campionato? Sì, perché l'idea è sempre sottovalutata, in quanto l'ambiente femminile forse si pensa sempre che sia un qualcosa così, tanto per passatempo, dalle società e anche dai mister. Comunque, quindi scusa Tiziana, voglio dire, quindi è un problema più legato alla dirigenza, guarda, che alle ragazze? Guarda, è un problema. Dico, non voglio farti litigare con nessuno. A livello di organizzazione, in quanto c'è sempre malumore, cioè ho capito che sono più difficili da gestire i maschietti che le femminucce, cioè da gestire cioè, un nel po' senso, i dirigenti maschietti. I dirigenti, i mister che le ragazze. Comunque, tutto questo, siamo arrivati all'ultima giornata, abbiamo fatto un buon campionato, molto partecipato, sì. Partecipato e più competitivo degli altri anni, perché le squadre stanno crescendo, e forse anche questo, perché adesso inizia veramente, non c'è più tanto per giocare, ma c'è molta più competizione e quindi non si accetta magari che giochi una ragazzina tempo nuova, bene, eccetera. Sì. Ma il calcio femminile in regione Sicilia com'è? Tu che hai questa visione un po' più ampia della provincia di Ragusa? Cresce? Decresce? Cresce, ma relativamente ho visto che c'è molta difficoltà a far crescere un po' a livello, diciamo, in ambiti più elevati. Ci sono un po' di problemi. Cioè, le società non sono disposte ad aprire, diciamo, il reparto femminile, quindi dovete rifare tutto. Non è quello, il problema è sempre quello, è un problema che sempre va detto, va rifatto. E diciamo, è il problema sempre economico, il problema spazi dove potersi allenare, perché le ragazze, anche se si impegnano personalmente, economicamente, a dare una mano alla società per affrontare le spese, però poi subentrano le trasferte, che sono magari, essendo poco il numero delle squadre, perché diminuisce, c'è questo problema. Senti, ti faccio fare una promessa oppure una dichiarazione da dirigente dell'Oxen, ma l'Oxen non potrebbe finanziare in qualche modo questi impegni economici delle squadre? Sbilanciati. Allora, io personalmente non sono, io sono, diciamo, il responsabile regionale, ma sopra di me c'è tante altre persone, sia a livello provinciale, regionale, nazionale. Io vorrei impegnarmi in quel poco che posso a cercare di far crescere. Infatti, guarda, a livello di iscrizioni, a livello di cartellini, non sono niente, bassissimo veramente. E le ragazze, con una semplice iscrizione, lo dico, di 50 euro, hanno fatto un campionato e una Coppa Sicilia e si sono divertite tanto. In più adesso avranno la possibilità, la prima squadra che ha vinto il campionato, di andare a giocare alle fasi nazionali a Sellinello, avendo vitto e alloggio pagato. La squadra che uscendo di qua oggi vincitrice, se sarà la Bruffalori, sarà la seconda classificata, la Netenzia, oppure spero che sia la Netenzia a vincere, avrà Si può dire che l'Oxen in ogni caso prova comunque a cercare di incrementare. Ora stiamo facendo il 3, 4 e 5 maggio una fase interregionale. Parteciperà Sicilia, Puglia, Calabria. Andiamo a Diamante e andiamo a disputare questo che campionato. Che poi di Cosenza, mi pare. Sì, vicino Cosenza. E all'attivo ci saranno all'incirca 11 squadre. Quindi esperienza comunque per le ragazze. Una nuova esperienza, diciamo, a livello interregionale, perché abbiamo capito che a sud il problema di crescita c'è, diverso del nord. Già andando sopra il Lazio, già troviamo un ambiente diverso. Molte squadre, pensa, a livello Sicilia,
abbiamo avuto 6 squadre a livello Padova, solo Padova, e a livello Lombardia, Veneto, già circa 70 squadre. Ma questo ti posso dire che è un problema di tutti? Di tutti, lo so, è un problema proprio del meridione. E infatti quando le squadre andiamo ad affrontare, poi queste squadre sono molto più preparate, perché già a livello locale, piccoli amici, c'è il settore femminile, c'è il settore delle femminucce. Stamattina abbiamo avuto l'occasione della finale Juventus-Fiorentina di Coppa, un altro mondo, un altro pianeta. Però ti dico questo, che a me fa piacere, perché finalmente ho visto che si parla di calcio femminile su Sky, ci sono le partite, e quindi questo può essere anche un incentivo ai papà che vedono le squadre dei meschietti, perché siamo tutti tifosi, che vedono la pubblicità e incominciano ad entrare in un'altra ottica del calcio femminile. Hanno fischiato, dobbiamo levarci dal campo. Sì. Grazie. Ciao, grazie. A voi. Allora, Alessandro Piro, tu sei il decano degli allenatori femminili, 6 anni che alleni una squadra. Mi dici la tua sensazione dopo 6 anni di allenamento di una squadra femminile, qual è? Ma senza dubbio ho visto dei miglioramenti generali, sia della mia squadra che seguo ormai da 6 anni, e sia in generale, perché comunque adesso vedo le squadre, quest'anno siamo 6 e bene o male vedo che sono attrezzate, hanno buoni numeri, quindi speriamo sia un punto di inizio a livello generale. Sì, una cosa, ma la domanda è classica, diciamo, allenare una squadra femminile, che tipo di particolarità, che tipo di difficoltà può avere? No, difficoltà è solo a livello psicologico, perché comunque entrare nella mente della donna è più complesso rispetto a quella maschile, quindi devi stare attento a tutti i dettagli, ma non ti dico di essere quasi perfetto, ma quasi. Diciamo, sono suscettibili le donne, hanno questa... Sì, abbastanza, è tutto lì il segreto. Ma senti, tecnicamente come si fa? È evidente, insomma, c'è una differenza tecnica tra uomo e donna, come si riesce, diciamo, a migliorare proprio la parte tecnica del calcio della giunta di una ragazza? Senza dubbio, tu si allena ovviamente, come noi abbiamo la fortuna di avere, sono un punto di riferimento per le piccole, l'allenamento si cresce tanto.